Restano barricati i sindacalisti dentro gli uffici dell'azienda forestale di Catania. La protesta è iniziata con un sit-in stamattina davanti all'ente in Via Etnea, bloccata al traffico delle auto e occupata dai forestali. La notizia è arrivata in tarda mattinata. Fino al 15 luglio ci sono i fondi che garantiranno i 150 giorni lavorativi per 1.500 addetti. Restano invece bloccati altri 1.000 forestali che non verranno impiegati nei servizi antincendio. L'intero settore conta 26.000 forestali in Sicilia, 3.000 a Catania e 1.000 impiegati nell'ispettorato. I tre segretari di CGIL e CISL del settore intanto rimangono nella stanza del direttore affinché Palermo si decida a dare risposte certe. Lo abbiamo detto tante volte, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Basta più parole, c'è bisogno di fatti. Stabiliscono le priorità e ce li facciano sapere. Meno di 13 milioni, tanto è arrivato all'azienda forestale di Catania, meno il 30% rispetto all'anno scorso. Questo non garantirà più l'attivazione delle squadre impegnate nello spegnimento degli incendi nei boschi. I sindacati CGIL e CISL e UIL dicono che si tratta di un disastro perché tutti i forestali nelle fasce di garanzia occupazionale verranno licenziati. A Scaglione e altri non verranno neanche avviati.